Questo è il posteriore di una Diablo SV. E questa è una Diablo SV, la supercar tatuata, piena di muscoli, ubriaca come la ragazza che non avete il coraggio di agganciare. Nasce nel 95, quando a Maranello si faceva la F50, e non a caso la SV ha esattamente gli stessi cavalli, 520, e anche la stessa velocità massima di oltre 325 km all'ora. Il motore è un grande classico, il V12 60 gradi di Sant'Agata Bolognese. A differenza della precedente VT, la SV è anche una trazione posteriore secca, il che è perfetto per una giornata di pioggia fredda come oggi. La Diablo ha quel lato oscuro che intimorisce ma affascina. E dobbiamo ringraziare Chrysler, grazie Chrysler, per aver frenato Gandini dal suo estro iperviolento. Non tutti i mali vengono per nuocere, né è nata la CZ Moroder 16 cilindri, ma questa è decisamente un'altra storia. Direttamente da tutte le camerette degli anni 90, Lamborghini Diablo SV. Questa è una di quelle che vanno assolutamente guidate almeno una volta nella vita. Se poi è la versione super veloce, è ancora meglio. La sensazione madre, la primissima che si sente al volante della Diablo, è che è tutta motore. Dà veramente l'idea di essere un toro. Ha una muscolatura proprio dietro il collo del guidatore. Cerca di sopraffarti fisicamente, come farebbe un toro da corrida. Sembra una frase scontata e stupida, ma la sensazione, qualora in Lamborghini all'epoca avessero voluto creare questa caratteristica, ci sarebbero veramente riusciti. La prima parola che mi viene in mente è proprio muscoli. È una macchina piena di muscoli. Non necessariamente muscoli intelligenti, anzi, tutt'altro. Ma detto tra noi, chi se ne importa dell'intelligenza quando si ha una forza come questa? Non è assolutamente una macchina che dà confidenza. Credo che sia quel genere di auto che la confidenza non te la darà mai. Mai e poi mai! Come scalpita! Questa è senza dubbio l'ultima macchina con cui vorreste vedere arrivare il fidanzato di vostra figlia. Wow! Ma stiamo scherzando! Tu sei tutta matta! Completamente priva di senno. Wow! E anche un bel cambio, cosa che non mi aspettavo troppo. Le ruote posteriori le sentite in un altro continente, non è neanche nella vostra stessa mappa geografica. L'anteriore, al contrario, lo avete abbastanza a portata di mano, almeno questo siete portati a credere, sono portato a credere. È una macchina strana, come strana fu la Countach, indubbiamente. Questa è la sorella minore, meno apprezzata per ora. Ne parleremo fra qualche anno.
sta dritta sull'umido, neanche in rettilineo. Adora girare in alto, la fa veramente impazzire e non è un bene per voi. Non sei normale, cioè è tutta una dimostrazione di forza tra te e lei, un po' troppo, e infatti è un po' troppo. Entro la fine della giornata saremo amici o io sarò morto. C'è veramente tanto tanto peso dietro, quindi farla imbestialire non è una buona idea, ma io sono famoso per non avere mai buone idee. Quindi è più o meno la mia fidanzata perfetta? O no? No. Spero che l'F40 non stia ascoltando, ma probabilmente per come sono fatto io e la Diablo potremmo farci davvero del male, perché lei non molla, non c'è verso, non si farà addomesticare tanto facilmente dal primo ragazzino che arriva, e il primo ragazzino che arriva non vuole accettare di essere dominato da una Lamborghini lontana dall'epoca d'oro. Questo lo accetto da una Miura, non da te, Diablo. Ok, anche da te. Ok. Effettivamente non è malaccio dimostrarle che anche tu vali qualcosa. Sembra quasi non aspettarselo. Nei primissimi giri ti intimorisce. Non c'è nulla da fare. Il suono del V12 di Sant'Agata. Ah. Che teppista! Ma sei veramente una poco di buono, sei! Che demonio! Quasi gira. Eccola. Sta diventando notte, piove. L'autodromo di Modena. Wow! Wow! Stai calma! Sì, ok. Abbiamo capito. Sei la ragazzaccia del quartiere, io sono l'ultimo arrivato, abbiamo capito, potresti anche vagamente pensare di andare dritta, per esempio, se vuoi. La Diablo non è cattiva, è Gandini che la disegna così.